Ok ragazzi, oggi vedremo come trovare il fantasmagorico Alien Blaster, che è misteriosamente legato a questo deposito di TNT con una porta inaccessibile che nasconde segreti che non potete neanche immaginare. Comunque l'Alien Blaster lo troveremo in questa zona della mappa, in estremo nord, vicino alla falena. Nelle vicinanze si può trovare anche una tuta hazmat e delle chiavi arrugginite che non ho ancora capito a cosa servano. Per usarla bisognerà essere come minimo di livello 20 e calcolando anche che questa è un'arma unica, devo dire che è piuttosto scadente. Comunque la troveremo senza munizioni e qui si ritorna alla misteriosa porta inaccessibile. Avevamo trovato queste porte anche durante una live di Twitch. Erano quattro porte, tutte inaccessibili, tranne una che ci diceva apribile solo da chiave cupola di Tritolo 2. Per trovare queste cupole dovremo andare su questo punto della mappa, poco sopra Point Placer e vicino il Vault 76. Più precisamente è un'area off limits delle Black Mountain, un cartello qui recita proprio Dipartimento della Difesa. Comunque per trovare queste chiavi dovremo andare nell'estremo sud della mappa, nel deposito ferroviario di Mount Blair. Dovrete salire fino all'ultimo piano, fate attenzione perché questa zona è molto difesa, quindi non venite da soli, magari fatevi accompagnare da qualche amico. Se non avete amici, iscrivetevi al canale perché siamo una community molto attiva. Comunque potrete trovare questo posto occupato o da uomini talpa o da un fottio di ardenti, quindi fate molta attenzione. Comunque troverete all'ultimo piano una porta, ma dovrete avere come minimo a livello 2 l'abilità per scassinare. Troveremo la chiave dentro uno di questi armadietti. Se vi aiuta, il punto preciso è proprio questo. L'altra chiave la troveremo sempre qui vicino, in una piccola struttura. Non ho ben capito come siano finite tutte e due qui, visto che è dall'altra parte della mappa praticamente. Sempre in un armadietto, cercate in uno di questi qui, potrebbe spawnare in un altro. Sinceramente non sono neanche sicuro che servano tutte e due. Comunque vabbè, eccola qui la struttura, ve la faccio vedere bene così la riconoscete appena la vedete. Per orientarvi sulla mappa il punto preciso è questo qui. Questo sono io che muoio e non so come è finito qua questo video. Comunque adesso prepariamoci ragazzi perché stiamo per entrare in uno dei posti più misteriosi del West Virginia. E non sto esagerando ragazzi perché abbiamo trovato roba grossa, fidatevi. Una cella di ibernazione, ragazzi, non si sa bene cosa c'è dentro perché non si vede. Ho provato in tutti i modi ma non si vede nulla dentro, non si può neanche spengere. Se guardiamo qui dietro troviamo le munizioni per il blaster alieno e ne troveremo altre anche qui dentro il baule. Quindi sembra che qui stessero facendo dei test di natura aliena e di certo non è un normale deposito di TNT. A confermare tutto troviamo questa nota che dice: i test preliminari che indicano una probabile origine aliena potrebbe essere la scoperta più importante da molto tempo a questa parte. Il materiale all'interno è complesso e altamente distruttivo, ma i componenti con estrema cautela. È l'unica prova che troviamo, sì, oddio, è abbastanza lampante, però è l'unica prova che c'è qui dentro che si facessero esperimenti alieni. Lo scheletro infatti che troviamo su questo lettino sembra un umano. Potrebbe essere lo stesso scienziato che si è rintanato qui dopo le bombe come un'ipotetica vittima del blaster alieno, che credo sia l'ipotesi maggiore visto che le lastre anche qui sembrano di un essere umano. E bisognerà capire se analizzavano una persona oppure, non so, avevano messo a confronto questo lastre con quelle di un alieno, potrebbe essere anche questo. Subito qui dietro troverete tre tute hazmat che so una svolta pazzesca, cioè sono rare da trovare e queste sono tutte integre e perfette. Guardandovi intorno troverete pure 7-8 radway, quindi prendetevi tutto e uscite perché le radiazioni sono basse ma dopo un po' sono pericolose. Comunque l'enigma più grande resta: cosa c'è in questa cella di ibernazione? Perché a questo punto molto probabilmente è un alieno. Abbiamo fatto tipo una scoperta epica, raga, io non la sto sottovalutando. Anche perché qui intorno è pieno di altri depositi di TNT e sono tutti inaccessibili però questi. Quindi viene da pensare, se in questo non c'era un deposito di TNT, cosa ci sarà in quegli altri?
Soprattutto in questo, perché guardandoli tutti ho scoperto che questo qui è molto strano. Uno è molto più grande, poi è più coperto, nascosto, e se ci si avvicina è radioattivo da morire, anche se ci sono questi metri di terra. Pensate, qui sopra si raggiungono vette di 20 radiazioni al secondo. Probabilmente qui sotto c'è una fonte di energia assurda. Potrebbe esserci un UFO, magari funzionante. Questa cosa un po' mi infervora, perché voi lo sapete, no? Con i Zentan abbiamo un conto in sospeso. Poi entrando negli uffici troviamo questo terminale con altre informazioni sulla cupola 2. Scopriamo che i proprietari sono i sistemi di difesa personalizzati di Green, che non ho idea di chi cavolo sono per adesso. Indagheremo, ragazzi. E invece, guarda caso, su tutte le altre cupole i dati si sono persi e non ci sono informazioni. Altra cosa che ho notato, non so se vi ricordate il deposito di TNT che avevamo visto nel creepypasta sul Mothman. Notate somiglianze? Sembra proprio identico. Poi, soprattutto, è vicino Point Placer, quindi è sicuramente lui. Siamo al crafting. Per scoprire i progetti per le modifiche vi consiglio di cambiare server e ogni volta potrete prendere un blaster diverso, quindi poi sarà facile riciclarlo per guadagnare una modifica. Noi vabbè, ovviamente siamo stati sfortunati, abbiamo beccato una modifica un po' inutile. Comunque resta un'arma terribile. Questi alieni vengono sulla Terra, vogliono conquistare, con armi che fanno due danni, cioè fanno schifo. Ma che vogliono fare questi Zentan? Li distruggiamo. Cioè, il blaster resta sempre fighissimo e super stiloso, con quelle lucette, cioè nel senso, spacchi, sei sempre il più figo. Però, cioè nel senso, pure la pistola più scrausa fa più danni. Comunque, se è tutto, spero che la guida vi sia piaciuta e vi lascio alla scoperta assurda che abbiamo fatto nell'ultima live di Twitch, cioè la fonte dei supermutanti. Ragazzi, abbiamo trovato l'edificio della Westech in West Virginia. Oh, supermutante suicida. No, vabbè, allora ci stanno. Otto. Che faccio loro qua? Grandi. Madonna che c'è. Vai così, ragazzi. Raga, dobbiamo entrare qua per forza, non si fa ammazzare, io sto già a morire. Raga, io quando ho visto, io... Ragazzi, ma voi l'avete mai visto un suicida? No, la prima volta, io onestamente. Sta succedendo, delle cose stranissime. Perché siamo in più di 4. Sì, vengono i mob un po' più forti. Ma vedete com'è la situazione qua dentro. Ragazzi, entriamo. Stiamo andando a scoprire i misteri dei supermutanti, del perché ci sono i supermutanti in West Virginia. Tenetevi forte. Fate follow per chi non l'ha fatto, condividete, ragazzi, invitate tutti i vostri amici, fate clip. Come sappiamo, l'unica sede segretissima in realtà era a Mariposa, che era un... praticamente avevano spostato proprio la sede della Westech dentro la base militare di Mariposa, proprio per mantenere ancora di più il segreto di questo esperimento assurdo per creare questi militari resistenti alle radiazioni e alle energie potentissimi, che sono i supermutanti. Guarda, queste qua le leggiamo dopo aver ucciso tutti, raga. Oh mamma. Qualcuno riesce ad aiutarmi al volo? Io sto tirando tutte granate su di te, mi sa. Cazzo. Vabbè.
Ma che me state a dire? Cioè, raga, ma guardate che abbiamo trovato. Guarda che roba! Voglio ringraziare anche tutti gli eroi difensori della libertà che hanno attivato il Prime per sponsorizzare il canale. Siete dei grandi, regà. Vi informo anche che domani finalmente ci sarà un aggiornamento che sistemerà il peso depositabile. Verrà aumentato, non si sa ancora quanto, comunque lo aumenteranno. Verrà sistemato anche il bug che si presenta su PS4 dove non si riescono a invitare gli amici in squadra e varie problematiche con i mostri. Vabbè, raga, con questo è tutto. Vi consiglio di seguirmi su Twitch perché stiamo giocando su PS4 in gruppi da 20 persone e stiamo facendo un bordello. Quindi seguitemi su Twitch. Bella, raga.